E per London Calling, che siamo in collegamento telefonico con Vittorio Zucconi, direttore di Radio Capila. Buonasera Zucconi. Buonasera, buonasera a voi. Allora, un'idea di questa Londra 2012, insomma, molti parlano di un flop, di una Londra vuota, che non c'ha tutta questa grande, come dire, soddisfazione. Lei che ne pensa, direttore? Ma penso che tanto l'Olimpiade, i giochi olimpici stanno diventando un po' come quegli enormi pachidermi, dinosauri che diventano poi talmente grossi che rischiano di crollare sotto il loro stesso peso. E in una città enorme come Londra la dispersione inevitabile di tutti i vari sport, uno qui, uno là, ieri per andare dalla pallavolo alla scherma è come se fosse andato da Milano a Venezia praticamente, cioè impediscono che ci sia un cuore caldo, pulsante. Poi quando si è dentro naturalmente è molto bello, gli atleti sono bravi, sono tutti i migliori del mondo, a parte gli scandali cui si fanno le porcherie come nel badminton, abbiamo visto cos'è successo, che si perdevano le partite apposta. Ma insomma, lo spirito olimpico, diciamo, continua ad ardere la fiaccola, ma anche in questa orgia di sponsor, di commercializzazione, tra il museo e l'Olimpiade c'è un po' di differenza. Insomma, la crisi non c'entra niente, quindi secondo lei? No, no, non è questione di crisi, è il fatto che per esempio i londinesi che potevano se ne sono andati via, i turisti si calcolano, calcolano i giornali inglesi, dei 300.000 turisti che in questo periodo dovrebbero venire dall'estero o anche dalla stessa Inghilterra o dalle altre regioni del Regno Unito, qui non sono venuti in 100.000 e sa quel termometro che poi a noi giornalisti piace molto, che sono i tassisti, si lamentano e ripetono quella cosa che tutti conosciamo, che prima dei giochi, dei mondiali, degli europei vengono fatte grandi promesse, piogge di soldi, ristoranti pieni, assalto ai taxi. Poi dopo ci si accorge che in realtà chi doveva fare i soldi li ha già fatti e gli altri restano un po' a reggere il secchio. Ecco, non c'è questa grande attività economica e commerciale. Sono andato a spasso oggi nel centro di Londra per evitarmi un po' i giochi per qualche ora. Mi pare tutto abbastanza sottotono. Senta direttore, intanto però ecco, la giornata di oggi, insomma, al momento una bella medaglia d'oro, però ecco, gli italiani sembrano un po' in cerca di riscatto, specie nel nuoto, in altre anche discipline, insomma, la Pellegrini, speriamo bene, incrociamo le dita, e poi Magnini che dà l'addio via Twitter, insomma, sono tutta una serie di cose che forse un po'. Lei che ne pensa, insomma, come possiamo leggerle, una Ma lettura generale? no, io penso che sia la classica situazione di uno sport italiano che non avendo dei grandi movimenti di massa dietro, non avendo il supporto gigantesco dello Stato come viene fatto in Cina o in Corea, non avendo questa rete formidabile di scuole, università, soldi che alimentano lo sport americano senza intervento di soldi pubblici, noi dipendiamo dagli eroi, viviamo un po' la giornata. Se oggi la ragazza e il ragazzo hanno una magnifica giornata, vinciamo loro. Se questi alla mattina si svegliano male, hanno dormito male, c'hanno un po' mal di pancia, non vincono niente. Ecco, non c'è dietro il canoista magnifico che ha vinto oggi un grande movimento di canoisti. Questo ha vinto oggi, se non avesse vinto anche oggi sarebbe stato un flop. Quindi viviamo molto la giornata, un po' come la borsa, no? Non sappiamo domani cosa farà la borsa. Oggi è andata bene, ieri è stato un crack, domani magari andrà benissimo, sarà un altro crack. È il dramma di uno sport che non può appoggiarsi su un forte sostegno pubblico e una forte attività nelle scuole dove, ahimè, non si fa sport. Grazie direttore, torneremo magari a disturbare nei prossimi giorni, insomma, le Olimpiadi Con ancora. piacere, Grazie. continuano. Grazie a voi, buona Grazie, una buona serata. serata e un buon lavoro.